Sam strela neko kao ti, tako da krišom gleda me. Nisam znala šta da pomislim, a zanima me. Hajde, hajde, priđi mi reci, hajde, hajde, vidim da me želiš, dopadati se moja figura. Hajde, hajde, vidim da se smešiš, hajde, hajde, vidim da crveniš, da je ovo mala avantura. Avantura. Hajde priđi malo bliže, znam da ti se diže kad me vidiš mače i pritisak ti skajde. Priđi malo bliže, znam da ti se diže. Allora, siamo qui con Forlio Antonio, responsabile del Crispiano ed educatore degli abiti. Qual è la sua mansione nel Crispiano? Diciamo che vorrei ringraziare in prima persona voi di questa trasmissione che conducete, e quindi Fabio Ancona a te Giovanni. Quindi diciamo che questa mansione è nata 2 anni fa nei ragazzi Sprint Crispiano e nella persona del sottoscritto. Sono stato un ex arbitro per 14 anni della sezione di Taranto e a proposito vorrei proprio ringraziare, diciamo, il presidente Paolo Biondolillo, il vicepresidente Leonardo Sansolino e tutti i componenti facenti parte della sezione di Taranto per darmi effettivamente il materiale e un supporto per questa mia mansione che sto svolgendo da 2 anni. Quindi consiste nel educare questi ragazzi alla conoscenza del regolamento di calcio, va bene? Quindi per questo motivo ecco, facciamo le riunioni settimanali in sezione anche con i dirigenti. Pierre Annese, direttore della scuola calcio dei ragazzi Sprint Crispiano, qual è la tua impressione e qual è il tuo ruolo per quanto riguarda questa scuola calcio? Bene, noi siamo al 30° anno di vita, l'anno scorso abbiamo festeggiato appunto il 35°, e siamo soddisfatti di quello che stiamo ottenendo anche quest'anno. Abbiamo più di 120 iscritti tra settore giovanile e scuola calcio. Abbiamo avuto quindi molta fiducia da parte dei genitori, siamo contenti e si serve da stimolo per fare sempre meglio. I risultati magari passano in secondo piano, l'importante sono la fedeltà, l'amicizia e il volersi come in una famiglia in questa società. Siamo qui con Mister Magione, le sue impressioni per quanto riguarda la partita tra l'Arsenal Taranto e i ragazzi Sprint? L'Arsenal Taranto ha avuto la grande furbizia di venire qui sul nostro campo e di impostare la partita cercando le punizioni sulla nostra 3/4. Il nostro discorso è che siamo stati noi molto ingenui a stare al loro gioco e di conseguenza sono nati appunto i 2 gol che abbiamo preso tutti e due su punizione. Noi sì, siamo poi ripartiti, di conseguenza poi abbiamo sbagliato 3 gol tu per tu con il portiere, uno con Liozzi, l'altro con D'Andria e l'altro con Colucci. Però è stato anche qui bravo il loro portiere. Devo dare fronte, diciamo, all'allenatore avversario che è stato effettivamente bravo ad impostare la partita in questa maniera qui. Mister Pietro Liuzzi, mister dell'Arsenal Taranto giovanissimi, che quest'oggi hanno vinto 2-0 sul campo dei ragazzi Sprint Crispiano. Le sue considerazioni, mister? Beh, una partita molto combattuta che è stata decisa da degli episodi favorevoli. Abbiamo sfruttato maggiormente le nostre doti tecniche per quanto riguarda il gioco sulle fasce. Abbiamo messo in difficoltà la difesa avversaria perché non sapevano più come comportarsi, visto che noi aggiravamo sempre il lavoro sulle fasce, con gli inserimenti molto dei centrocampisti,
è una buona dose anche di fortuna in questo. Anche la squadra avversaria ha avuto le sue brave occasioni, purtroppo non le è riuscita a sfruttare, però diciamo che anche il nostro portiere ha fatto quel qualcosa in più che ci ha messo al sicuro il risultato. Nikad do sada nisam srela neko kao ti, tako da krišom gledam me. Nisam znala šta da pomislim, a sad ima.